famiglia, quando si allarga, diventa un villaggio tribale, diventa il Big Bang delle relazioni umane. Quindi tutto nasce con la famiglia e tutto ritorna alla famiglia, e le dinamiche che si collocano e si rinnovano e crescono e si confliggono all'interno della famiglia sono esattamente le dinamiche che governano l'animo umano in tutte le sue collocazioni ed espressioni. In questo film ho voluto raccontare tante sfumature dell'animo umano. Una di queste è anche lo stress e la pressione individuale che si subisce anche nella gestione del rapporto di coppia. Quello che accade al personaggio di Favino è un momento di blackout. Il blackout arriva perché la pressione emotiva e lo stress porta a quello che si chiama fight or flight, cioè flight or fight, ovvero l'istinto umano davanti a una grandissima pressione emotiva è scappare o combattere. Questo non lo dico io. Io ho rappresentato quel momento lì, che è un momento di blackout che può degenerare in moltissime varianti, ma ho voluto raccontarlo perché esiste all'interno di ogni coppia un momento di blackout. E io quello che faccio è rappresentare l'animo umano e la realtà degli uomini. Quindi non c'è un giudizio di nessuna forma e nessun riferimento alla cronaca, perché la cronaca viene rubata dal cinema e il cinema è quello di cui io mi alimento. E se voglio fare un riferimento che mi ha ispirato è più Le notti di Capiria piuttosto che la cronaca. In questa famiglia si incontrano in un momento per cui quelli che sono compiuti non lo erano prima, e faccio l'esempio dei due patriarchi, e quelli che sono incompiuti, come non so, come la storia di Favino con Carolina e con la tua ex moglie, una volta erano compiuti, per cui la vita è tutta una questione di tempi, e ogni momento definisce il destino delle nostre vite, e abbiamo più destini, abbiamo più bivi, abbiamo più porte da aprire o da chiudere, e in questo labirinto che è sempre davanti alle nostre scelte abbiamo sempre la grande possibilità di sbagliare porta e incontrare un destino peggiore di quello che sarebbe stato altrimenti. È stato abbastanza epico come viaggio, anche per me, dopo film molto diversi tra loro che ho fatto anche appunto altrove, e con premi Oscar e grandi movie star, però l'emozione che ho subito e provato durante questa avventura per me è unica, speciale e preziosissima. L'ho sentita mentre giravamo dal primo giorno e non mi sono stancato mai di emozionarmi per quello che ho provato grazie a loro, alla loro generosità, al loro talento, che è il motivo per cui sono qui, e all'adesione spirituale profondissima che hanno fatto con i loro personaggi. Li hanno amati e ce li fanno e ce li restituiscono con lo stesso amore con cui io li ho immaginati, senza giudicarli, ma volendo che fossero riconoscibili fino in fondo.